C'è un gruppo di ricercatori dell'Università d'Annunzio che ha pubblicato uno studio sulla presenza del Covid-19, del virus, quindi sugli autobus. Ma per saperne di più e avere qualche anticipazione, ci colleghiamo in diretta con il collega Luca Pompei della redazione social. Buon pomeriggio Luca, ci sono molte notizie, però insomma questa è quella che mi ha colpito maggiormente. Ci sono altri aspetti da evidenziare, da far sapere a chi ci sta seguendo in questo momento? Sì Giuliola, noi dei social ci stiamo occupando già da qualche giorno di coinvolgere in qualche modo massimi esperti e soprattutto andare a cercare varie ricerche e studi che vengono effettuati. Ieri vi abbiamo proposto sui social un'interessante intervista al professor Roberto Benedetti, promotore di uno studio relativo al lockdown localizzato. Oggi invece vi proponiamo questa notizia di questo studio svolto dai ricercatori dell'Università Gabriele D'Annunzio, coordinati dal professor Piero Di Carlo, che è questo team ha effettuato uno studio molto dettagliato per rintracciare presenza di Covid nei mezzi pubblici. Ebbene, al termine di questo studio, notizia confortante, i mezzi pubblici, quelli abruzzesi ovviamente, sono assolutamente e fortunatamente estranei a questo tipo di virus. Noi abbiamo anche titolato ironicamente: il Covid-19 per spostarsi non usa mezzi pubblici. E a tal proposito, nel corso del bollettino odierno per quanto riguarda i dati Covid nella nostra regione, vi proporremo un'intervista proprio con il professor Piero Di Carlo, che ha coordinato questo interessante studio, che ci spiegherà un po' come è stato svolto. Sempre riguardante i social, Giuliola, così ti lascio al tuo telegiornale. Ricordo, stasera in diretta sulla pagina Facebook di Rete 8 a partire dalle 9, un interessante appuntamento con la trasmissione Interno 8, questa sera omaggio a Gigi Proietti con vari interventi, tra questi anche quello di un suo allievo illustre, poi gli ospiti Alberto Fortis e Enrico Rava, questa sera sulla pagina Facebook di Rete 8 a partire dalle 21. A te Gigliola. Grazie Luca, buon lavoro a te e anche all'altro collega della redazione social Enrico Giancarli.